Frosties! Non siamo qui per parlare di teologia. Gli dèi conoscono bene il nostro cuore. Dobbiamo fermare i tolemaici e... Questa blasfemia non resterà in... Tanto sangue non può venire da un solo gatto. Ancora non so cosa è successo. Devo indagare più a fondo. Le orme insanguinate vanno verso nord. Un soldato romano morto, dissanguato, una sola ferita. Oh, il soldato romano ha aggredito il gatto. Chiunque sia stato lo stava proteggendo. Le tracce vanno a nord. Meglio seguirlo. Questi egiziani aspettano solo di essere provocati. Devo scoprire chi è stato. Il tuo gatto è ferito, vedo. No, non è mio. Tutti i gatti appartengono a Bastet. Io sono solo uno strumento. E li proteggo dalla feccia romana. Hai tolto la vita a un romano perché uccideva i gatti. E ora si rischia una rivolta d'Alessandria. La furia di Bastet guida il mio braccio. Io sono il suo servo. C'è una sacerdotessa che apprezzerà la tua devozione. Potresti servire Bastet nel suo tempio a Bubasti. Io servo Bastet da tutta la vita. E poterla servire meglio sarebbe un onore. Fammi strada, fratello. Dobbiamo parlare a bassa voce. Meglio non attirare l'attenzione. Conosco la strada. Forza. Voglio avvicinarmi alla dea il prima possibile. Via dalla strada! Cosa pensi di fare? I soldati romani hanno paura dei nostri piccoli gattini. Perché non la pianti di parlare? Guardali con quei busti ridicoli. Si credono dei soldati tanto forti. Smettila, ci siamo qua. Vuoi scoprire quanto può fare male una spada? Sarò felice di morire. Stavi dicendo? Voi, smesono s'approssimi! Affate, via! Ogalos, Evge!
Romani assassini. E se io prendessi a calci i vostri dei? Piano. Vai al tempio di Bastet. E ti prego, non dire alla sacerdotessa che ti ho mandato io. Potrei, Mejai. Ma non pensi che Alessandria possa ancora avere bisogno del grande guerriero Khalid? Credo che il volere degli dei sia diverso. Se gli dei vogliono, allora sarà fatto. Buon viaggio, Mejai. Che Bastet ti protegga. Bayek, come ti sei trovato con la mia merce? Reda, felice di vederti. Bene, come ogni volta, grazie. Lo sai, a volte mi sembra che siamo come una famiglia. Ah, non ti piacerebbe, Mejai. La mia cara mamma ha avvelenato mio padre per gelosia. Poi è morta nel Nilo. Uccisa da un ippopotamo. Non mi è rimasto altro che questo cammello. Che tristezza. Reda, l'ultima volta mi hai detto che erano stati bolliti. Davvero? Hai passato troppe ore al sole e devi essere uscito un po' di testa ormai. Sono i sogni a dare forma ai nostri ricordi. Già. Brutto furfante. Adoro i tuoi racconti, anche se sono menzogne. Mi fa piacere rivederti, Reda. Già. Cosa posso proporti oggi? Vuoi comprare qualcosa o no? Thank you.
Ma che me mo? Nun es morias para que vas mata tu dan estima. Disin van pedes! Lexon, Lexon! Sono saffrosinis. Qua è pieno di guardie. The Odin! A lovely looking monster! Cleopatra dovrà pagare per quello che ha fatto. Concentriamoci su una cosa per volta. Che ci è rimasto, Bayek? Dimmi una sola cosa che ci è rimasta. Sì. Sì, la nostra unica terra. Non possiamo fermarci, Aya. Dobbiamo trovare chi ha ucciso Ken. Da questa parte. Guardia, attenti! Ancora qualche cadavere e forse una pena. Sì, non possiamo vacillare.
Da troppo tempo ormai stiamo insieme solo per pochi giorni. Davvero? In realtà sembrano attimi. Aia, la nostra strada è irta di pericoli. Solo se conti i giorni e non gli obiettivi, Bayek. Presto, dobbiamo muoverci. Fatevi da parte! Ci sono delle guardie. C'è qualcosa che non mi convince. Qualcosa. C'è qualcosa che non mi convince. Qualcosa non va. Sono tutti romani, uomini di Cesare. Pensate davvero di potermi fermare? Ah! Apollodoro! Facciamo presto. Non sareste dovuti venire. Questa è casa nostra. Finalmente qualcuno da uccidere. Ti prego, calmati. Sopravviverai. Ce la farò dietro tutto quanto. Mi dispiace. Ha ucciso vostro figlio. Erano qui. Hanno preso il globo. Vanno a Siwa. Siwa? Bayek, Aya. La vostra gente è in pericolo. Voi andate! Buon viaggio, Apollodoro. Fino alla casa di Ade. Il silenzio assoluto, nemmeno un rumore. Una piaga deve aver colpito il villaggio. È stato quel bastardo di Plavio. Avremmo dovuto massacrarlo molto tempo fa. Torniamo alla cripta. Soldati romani. Sono gli uomini di Flavio. Rimanere! E non muovere! Uccidete quegli intrusi! Thank you.
Oh! È tutta colpa di Flavio. Ha portato Cesare e i Romani fin qui, sperando di prendere il potere. Gli abbiamo creduto. Che sciocchi. Corrente, Ivi! Vai. Bene, cosa c'è qui? Intruso! Fateli a pezzi! Là, uccidiamolo!